Bentrovati gentili telespettatori a questa nuova edizione di TGM, il telegiornale di Media 24, che andiamo ad aprire con una nutrita pagina di cronaca. Incidente nel tardo pomeriggio di ieri in A4 sulla corsia in direzione Venezia tra i caselli di Monfalcone Estero e di Puglia. Per caso in corso di accertamento, un auto articolato, dopo aver sbandato perdendo il carico, si è fermato occupando l'intera carreggiata e con la parte posteriore del semirimorchio parzialmente uscita dalla sede stradale e in bilico sopra la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trieste, che in quel punto è a una quota inferiore. Nel sinistro, fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi, ileso anche l'autista dell'auto articolato. L'autostrada è stata però chiusa al traffico con il crearsi di inevitabili lunghe code. Infarto fatale per un 52enne di Stoccarda che nel tardo pomeriggio di ieri stava passeggiando tranquillamente a Bibione in Corso del Sole. Inutile l'arrivo dei soccorsi che pure hanno provato a lungo la rianimazione, ma senza alcun risultato. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. La salma è stata trasferita nell'obitorio di Bibione. E purtroppo dobbiamo dare notizia di un altro incidente mortale sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri a Ravascletto. A perdere la vita è stato Mario Dal Pozzo, cognato del sindaco di Ravascletto, Hermes De Crignis. Stava lavorando lungo la strada panoramica delle Vette con un escavatore quando il mezzo si è rovesciato nei campi sottostanti per un centinaio di metri, purtroppo schiacciandolo. Al medico intervenuto sul posto non è rimasto che dichiarare il decesso dell'uomo. Ed un altro grave infortunio si è verificato questa mattina all'Electrolux di Porcia. Un'operaia, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un carrello elevatore in movimento. La donna, che è sempre rimasta vigile, è stata inizialmente soccorsa dai compagni di lavoro, i quali hanno subito allertato il 112. È stata trasportata in codice rosso in ospedale a Pordenone. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato, oltre al personale dell'azienda sanitaria, esperti di sicurezza sui luoghi di lavoro. La produzione nel reparto è stata sospesa. Un violento incendio è scoppiato in un campo di mais in prossimità della pineta ad est di Bibione. Le fiamme si sono subito propagate alla zona boschiva vicino al faro. L'allarme è stato dato attorno alle ore 14:40 da alcuni bagnanti. Sul posto si sono portati in forza i vigili del fuoco di Portoguaro e del vicino Friuli, ai quali sono venuti a dar manforte altri colleghi dei distaccamenti del Veneto orientale e di Mestre. L'area è stata interdetta. A causa dell'incendio, l'amministrazione comunale ha subito chiuso al pubblico per motivi precauzionali tutta la zona del faro di Bibione. È stato sospeso anche il collegamento via barca sul Tagliamento tra Bibione e Lignano. Le fiamme altissime ed il fumo hanno creato una colonna visibile a numerosi chilometri di distanza, sin anche da Caorle e Lignano Sabbiadoro. Viste le proporzioni dell'incendio, è stato chiesto anche l'impiego del Canadair. E i vigili del fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento sono intervenuti nella prima serata di ieri a Chions, in via Aldo Moro, per l'incendio di un'automobile nel garage sotterraneo di un complesso residenziale di due piani. Sono stati fatti evacuare gli appartamenti, quindi si è proceduto ad una lotta contro le fiamme che è durata per diverse ore. I pompieri hanno poi areato successivamente il garage con dei ventilatori. Solo ad operazioni concluse, tutti i residenti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. E da Portoguaro infuria la polemica politica. La guerra è sulle nomine del CDA della casa di riposo, ma davanti alle schermaglie di facciata, all'orizzonte ci potrebbe anche essere aria d'inciucio che finirebbe per cambiare gli equilibri dell'attuale maggioranza. Di questo il nostro politologo Aldo Curtarelli ne ha parlato nei nostri studi con la consigliera di minoranza Maria Teresa Rette. Si sente dire tra gli addetti ai lavori che ci sia già un accordo tra Lega e Partito Democratico per cambiare la maggioranza nel comune di Portoguaro. Meglio di lei, chi ci può illustrare se è vero o no questa cosa che si sente?
Allora, buonasera, grazie. Ma non lo so, nel senso che io non sono né della Lega né del Partito Democratico, quindi faccio opposizione rappresentando una lista civica. A parte questo, è evidente che il governo della città sia in grande difficoltà. Sono in crisi su ogni cosa, ogni giorno ci sono litigi sulla stampa che vedono protagonisti i rappresentanti della maggioranza, in consiglio comunale ci sono continui distinguo, continue prese di posizione anche molto forte, di diversità di vedute, di sapori, personalismi, insomma è chiaro ed è chiaro a tutti perché ogni giorno è sulla stampa e sugli organi, insomma, informativi una situazione di grande difficoltà. Il sindaco è molto debole, non è un mistero che sia ostaggio del gruppo di maggioranza più numeroso, la cui capogruppo è l'ex sindaca, e la Lega stessa ha perso il suo capogruppo in consiglio comunale, quindi è chiaro che c'è una situazione di difficoltà. Anche sui grandi temi di questa amministrazione, per esempio il Ring, ci sono posizioni diametralmente opposte all'interno, insomma, della stessa compagine governativa, diciamo così. E quindi è un sindaco che sopravvive a fatica legato alle continue verifiche di maggioranza, una anche di qualche giorno fa. È chiaro che in questo clima di incertezza, di confusione che si è generato in città, magari ci possono essere delle voci, come la voce di questo accordo di cui lei mi diceva. Io in realtà sono molto serena a riguardo e ho manifestato il mio punto di vista in modo fermo anche nell'ultimo consiglio comunale. Per quanto mi riguarda non c'è nessuna possibilità di una maggioranza diversa, di una maggioranza, diciamo, di un apparentamento, e abbiamo visto quanto gli apparentamenti falsi poi portino danno alla città. Ecco, maggioranze che portano a compromessi al ribasso, questa non è assolutamente l'idea che io ho in mente ed è lontanissima dal mio modo di fare politica. Questo vorrebbe dire tradire gli elettori, tradire se stessi. Noi come opposizione esercitiamo il nostro ruolo di opposizione consiliare, facciamo controllo, facciamo proposte e credo che il nostro ruolo, più che fare, diciamo, prestare l'orecchio a questi accordini, a queste voci, sia quello di costruire una valida alternativa per la Portogruaro di domani, per la Portogruaro del futuro, per la Portogruaro dei nostri figli. Dobbiamo ascoltare e lavorare ad un progetto serio. C'è un ragazzo che era candidato in una delle liste civiche di cui faccio parte, molto promettente, si chiama Christian e con lui ci diciamo mira adelante. Ecco, mira adelante, cioè guardiamo avanti, non certo a questi accordicchi di palazzo che non portano nulla e che sono veramente la vecchia politica. I 15.000 abitanti dei quartieri pordenonesi di Villanova, Borgo Meduna e San Giorgio sono al limite della crisi di nervi. Il motivo è che di notte, causa lo sferragliamento dei carri merci dell'interporto di Pordenone, non riescono più a dormire. La situazione ha raggiunto livelli insopportabili con la ripresa a pieno regime del traffico merci dopo il Covid. Si invocano quindi le barriere antirumore che dovrebbero proteggere le case dall'interporto. Ma queste, pur se vi è già stato uno stanziamento regionale di 500.000 euro, peraltro insufficiente, non sono mai state installate. Per tale motivo, gli abitanti dei quartieri in questione hanno dato vita ad una raccolta firme. Ne sono state consegnate 320 al Consiglio regionale, invocando una soluzione. Tra i promotori dell'azione popolare c'è il Dem Nicola Conficoni, il quale si auspica che si possa dare avvio ai lavori di installazione dei pannelli fonoassorbenti, come previsto dallo studio di fattibilità realizzato grazie al primo finanziamento. Ora si tratta di andare avanti con il progetto, ha dichiarato, che in tutto potrebbe costare circa 3 milioni di euro, ma è già stata studiata una soluzione temporanea di pannelli fonoassorbenti mobili, il cui costo non supera il milione di euro. La sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto e il sindaco di Rosolina Michele Grossato sono stati confermati rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, l'importante realtà che raggruppa tutti i 10 sindaci delle località costiere della regione.
Il rinnovo delle cariche è stato compiuto ieri sera nel corso dell'incontro dei primi cittadini costieri ospitato in municipio a Chioggia. E torniamo adesso a Pordenone, dove l'ingegnere Luigi Cimolai riceverà domani in Senato il premio Imprenditori Italiani di Eccellenza, che sarà consegnato nell'aula di Palazzo Madama dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il prestigioso riconoscimento, inserito come 24esimo appuntamento della rassegna Senato e Cultura, è dedicato alle storie di imprenditori che con passione e coraggio hanno incarnato i valori dell'italianità, contribuendo al progresso economico e sociale del Paese. E torniamo adesso a parlare dello stanziamento arrivato dal Ministero degli Affari Regionali ai comuni di confine. Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dei 463.000 euro che arriveranno ai 7 comuni del Veneto orientale aventi diritto. Incominciamo a capire come verranno spesi. A tal proposito ci è raggiunto in studio il sindaco di Telio Veneto, Oscar Cicuto. Beh, precisiamo che il nome è Fondo per le aree svantaggiate e già questo sta a indicare il perché di questo fondo istituito nel 2007 con apposita legge. Perché ci sono alcune aree a confine con il Friuli Venezia Giulia e con la Valle d'Aosta, regioni a statuto speciale che ormai si era evidenziato che avevano un tale gap con i comuni di regione a statuto speciale vicine. E per un po' di anni è rimasto fermo, dall'anno scorso si è ripreso, diciamo, con mettere soldi su questo fondo. Andiamo quest'anno a chiudere il fondo 2021, pertanto il bando è stato a dicembre 2021. Il 7 luglio la commissione ha chiuso i lavori e ha stanziato i soldi, e quindi per i vari comuni che hanno fatto richiesta. E speriamo che continui, perché appunto essendo un fondo per la promozione delle aree, diciamo, svantaggiate, di questi comuni svantaggiati, e per la valorizzazione di questi comuni, è un lavoro che non può durare solamente un anno, ma deve essere un percorso fatto in più anni, e per questo si sta puntando tutti questi comuni assieme di rendere un fondo che sia stabile, che sia per più anni possibile. Perché così ci permette di fare appunto una programmazione, altrimenti si va di anno in anno. Cosa andiamo a fare come Comune di Telio Veneto? Come Comune di Telio Veneto intendiamo proprio seguire qual è il tema del fondo e quindi andiamo a valorizzare il centro della frazione di Cintello. L'unica frazione, diciamo, reale del nostro comune, l'altra c'è una località che è Suzzolense, che peraltro è stato, diciamo, presa dentro per altri lavori in anni passati, proprio in fondi, nel fondo, diciamo, stanziato. Quest'anno, appunto, come dicevo, abbiamo deciso di valorizzare la frazione di Cintello. Non si intende nel valorizzare solamente fare una piazza, ma si intende proprio fare un riordino di tutto quello che è il centro, compresa un'area verde donata da un privato, un'area che era dismessa e abbandonata da molti anni, un'area verde adiacente alla chiesa parrocchiale e adiacente anche proprio confinante con il fiume Lemene. Negli anni quest'area era definita, per chi la conosce, isolotto, e quindi un'area che prestava una certa importanza e certi ricordi per la popolazione, e quindi era giusto secondo noi dare risposta alle tante domande dei cittadini di prendere in considerazione una valorizzazione appunto di quest'area. Ma appunto andremo a collegarci poi con un'altra area del Giralemene, con un ponticello appena fatto, e quindi, come si può, diciamo, delineare, non è una piazza ma è proprio una valorizzazione dell'intero. Cosa si intende, cosa si va a fare la valorizzazione? Perché se noi valorizziamo il nostro comune e la nostra frazione e le nostre località, forse riusciamo ad apportare anche quel turismo dell'entroterra, che ormai non c'è più solo il turismo delle spiagge o delle montagne, ma c'è un turismo dell'entroterra. Però il turista, che non è solo quello stagionale, ma durante tutto quanto l'anno, deve trovare qualcosa, deve trovare un luogo accogliente, deve trovare delle possibilità di fare delle soste anche brevi, e deve trovare dei luoghi appetibili. Ecco cosa andiamo a fare noi, ecco come valorizziamo e promuoviamo il nostro territorio. Ringraziamo il sindaco Cicuto e proseguiamo con le altre notizie del giornale.
Durante il mese di luglio e fino ai primi giorni del mese di agosto, con esclusione dei fine settimana, i velivoli del 31esimo Fighter Wing effettueranno voli di addestramento notturno interessando le zone gestite dall'aeroporto di Aviano. A dare l'annuncio è stata l'Aeronautica Militare, che ha la giurisdizione sullo spazio aereo. E adesso ancora una nota che ci arriva dall'ULS 2 Marca Trevigiana e che riguarda la revoca della preannunciata chiusura di lunedì 18 del distretto sanitario di Motta di Livenza. Infatti, pur restando confermata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell'ente fornitore, l'azienda sanitaria riuscirà a garantire i servizi del distretto grazie ad uno specifico accordo con un'utenza privata. E domenica 17 luglio alle ore 23 ritornano a Bibione i fuochi d'artificio in piazzale Zenit. E questo il secondo spettacolo pirotecnico della stagione. E adesso apriamo la pagina sportiva. Il Pordenone Calcio ha comunicato l'ingaggio del portiere Marco Festa. Il calciatore classe 92 arriva dal Crotone a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di 2 anni con scadenza giugno 2024. Festa in precedenza aveva vestito anche la maglia del Portoguaro in Lega Pro. Queste le sue prime dichiarazioni in neroverde. Marco Festa, nuovo numero uno del Pordenone, intanto un benvenuto da tutti noi. Per te inizia un nuovo percorso, che motivazioni metterai in campo? Grazie mille, no, sono molto, molto felice di essere qua, ringrazio società, ringrazio il direttore, lo staff che mi hanno voluto, ci siamo parlati e abbiamo gli stessi obiettivi e adesso la cosa più importante è iniziare a lavorare, mettere le basi in ritiro per far sì di fare una stagione importante. Ecco. 5 anni a Crotone, per te che sei di Montichiari originario, una seconda casa la Calabria? Sì, sì, lì sono nata mia figlia, mio figlio, ho lasciato tanti amici che comunque li sentirò sempre e devo ringraziare anche lì il presidente, la società, perché ho vissuto veramente 7 anni bellissimi e adesso inizia un nuovo capitolo, insomma, e sono carico per ripartire. Che impressione ti ha fatto la società e la squadra in costruzione sia da fuori che in questi primi momenti nero verde? No, la società è importante, fin da subito mi hanno accolto come se fossi qua da un po' di anni e questo mi fa molto piacere, mi dà la carica per partire forte. Parlavi prima del centro sportivo, ti è impressionato? Sì, sì, molto bello, è da Serie A. Ed è iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione della Panoramica delle Malghe, manifestazione di trail running, in programma domenica 17 luglio lungo i sentieri e le strade bianche di Piancavallo, organizzata dall'Atletica di Aviano. Si correrà sulle distanze dei 42, 30, 21, 10 e 5 km. In palio anche i titoli di campione regionale FIDAL di trail lungo sulla distanza dei 42 km. Quartier generale della competizione sarà l'area sportiva Ronciade. Al momento sono oltre 300 gli iscritti, ma le adesioni saranno possibili sino a poco prima del via, che sarà dato a seconda delle distanze ad incominciare dalle ore 8. Per l'Atletica Aviano è il secondo dei 2 appuntamenti di corsa legati all'altopiano. 3 settimane fa, infatti, la società pordenonese aveva organizzato con successo la classica 10 miglia internazionale Aviano Piancavallo. Ora arriva questo nuovo impegno organizzato che promette emozioni in un contesto naturale particolarmente suggestivo. E domani, sabato 16 luglio, ritorna a Brugnera il meeting di atletica leggera. Un'edizione, quella di quest'anno, che, visto l'elenco dei partecipanti di indubbio livello, lascia la speranza di ottimi risultati. Il meeting, che festeggia quest'anno la 18esima edizione, ancora una volta abbina le gare assolute e quelle delle categorie giovanili. Il sipario sulla manifestazione si alzerà a partire dalle ore 15.25 con le gare giovanili, mentre le assolute inizieranno alle ore 16.50 con i 110 ostacoli, per chiudersi alle ore 20 con i 5.000 sempre maschili. Sarà un pomeriggio di gare intensissimo nel quale molti andranno a caccia dei minimi di qualificazione per i prossimi Europei di Monaco di agosto. Un premio speciale intitolato alla memoria di Guido Maccan e Gianfranco Chessa andrà ai migliori risultati tecnici dei 2 sessi.
Ed era questa la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire alla rubrica Rime Vernacole di Tino Gavardo a cura di Alessandro Porro. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni.